Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio per la quarta volta per quanto mi riguarda gli incontri live parlando di Green Tech. Buon pomeriggio invece per più della quarta volta se parliamo anche di interventi live in cui gli esperti sono stati presenti. Mi ripresento per chi non mi avesse già visto negli altri live o su YouTube o direttamente nei live. Sono Giordano Vignoli, sono educatore STEM per Future Education Modena e sono qui per parlarvi di altre strumentazioni che possono essere utilizzate per un approfondimento scientifico, strumentazioni digitali, sia software che dal punto di vista hardware, per l'approfondimento scientifico curricolare nelle materie. Quindi parliamo di materie STEM o STEAM, nel caso ci si voglia aggiungere una parte di crafting, una parte artistica. Buon pomeriggio a chi già vedo già persone che erano presenti anche agli altri webinar, questo mi fa molto piacere. Persone che popolano anche la classroom dell'ambiente dedicato classroom di strumenti per la didattica ambientale, di cui poi metteremo il link, poiché troverete i materiali presentati in questo streaming e nei precedenti, e il link anche ai video della registrazione delle dirette sulla classroom nostra di ambiente di Green Science. Questa volta sarà un po' particolare, poiché si va un po' ad approfondire anche i concetti scientifici che stanno dietro alla strumentazione. Mentre negli incontri precedenti ho cercato di, diciamo, rimanere in superficie per quanto riguarda l'approfondimento scientifico e ho dato più che altro degli spunti. Siccome si parla dell'uso di due strumentazioni, in questo caso una fissa e una mobile, lo vedremo tra breve, e in particolare di come una di queste strumentazioni possa essere utile per comprendere il funzionamento della fisicità della luce, quindi della fisica della luce, rimarrò un po' superficiale nella mia classica introduzione sull'approfondimento scientifico con i microcontrollori, cercherò di andare un po' più in profondità. Allora, vi condivido direttamente la mia presentazione, così andiamo subito nel vivo. Finestra si apre. Ok, molto meglio adesso. Allora, quindi parliamo di studiare i concetti di luce ed energia con MBOT. MBOT, lo vedremo dopo, è un robot didattico molto molto interessante, facile da utilizzare. Buon pomeriggio a tutti quelli che non sono solo della provincia di Modena, ma sono anche fuori dalla provincia di Modena. Molto interessante questa cosa, mi piace molto. Anche perché FEM comunque ha diciamo, un respiro nazionale non solo, e quindi è bello vedere che ci siano persone anche in chat in questo momento e in diretta in questo momento da fuori della provincia di Modena. Allora, come dicevo prima, parliamo di disciplinarità digitale, di Arduino degli Arduino compatibili, di sperimentare per approfondire, che sono un po' i classici argomenti che tratto nei miei webinar, però cerco sempre di renderli un po' diversi, cerco sempre di trasformare quello che è la mia esperienza quotidiana in consigli o tentativi di aprire la mente a nuove idee per fare che cosa? Per osservare, sperimentare e formulare. Siccome sono qui per parlare di approfondimenti disciplinari scientifici a livello curricolare, questo è molto importante, perché
La mia idea è quella che l'uso delle strumentazioni digitali non sia solo importante in esperienze estemporanee o brevi workshop o attività extracurricolari, progetti ministeriali, progetti brevi, attività con esperti, ma deve essere una forte narrativa che si continua a livello del curriculum scolastico, poiché la forte narrativa delle materie scientifiche c'è da centinaia di anni, poiché il metodo scientifico è la base delle disciplinarità STEM. Noi le possiamo chiamare STEM, quindi tecnologiche, matematiche, scientifiche, però fondamentalmente tutte sono nate dal metodo scientifico, poiché tutte nascono da una forte osservazione di un fenomeno. A cui dare, diciamo, una spiegazione, cercare di capire come mai questo fenomeno si presenta in questo modo, quindi sperimentare molto pratiche come materie, la matematica, la parte tecnologica, ma anche la parte scientifica si basano sul mettersi in gioco molto più rispetto ad altre materie. E quindi sulla la parte hands-on, la parte di inquire-based learning, delle diverse metodologie che mettono in gioco lo studente, poi bisogna formulare un'ipotesi. Quindi bisogna decidere quale per lo studente è la risposta all'approfondimento. Quindi questa fase di osservazione, di verifica, permette facilmente, molto più facilmente rispetto che altri processi, al docente di valutare il livello di competenza all'interno di diverse competenze. Fondamentalmente i materiali, le strumentazioni digitali, i software digitali vengono usati per imparare ad imparare come competenze trasversali, per il problem solving, per le competenze digitali, ma bisogna anche ricordarsi che sono degli strumenti che quindi servono a portare a un obiettivo che nel nostro caso è la competenza scientifica, quindi in un argomento scientifico. Il modo in cui si pone il problema allo studente è fondamentale. Intanto bisogna essere interessanti per lo studente, bisogna dargli una base che lo porti a inserirsi completamente all'interno di quella che è l'esperienza didattica. E ovviamente le materie scientifiche hanno già un loro interesse, ma non per tutti. Non tutti sono appassionati alle materie scientifiche o alle materie o alla matematica, però la tecnologia ha una forte attrazione per quelli che sono gli studenti. Noi li definiamo nativi digitali, in realtà questi studenti nativi digitali hanno una comprensione innata del funzionamento base di uno strumento. Il funzionamento base vuol dire del suo obiettivo di utilizzo, ma non delle sue potenzialità e soprattutto mancano di conoscenza dell'uso vero e proprio dello strumento, l'utilizzo di uno smart device, l'utilizzo di un computer, quindi programmi di calcolo, programmi che permettano di lavorare non solo con applicazioni molto rapide, facili da comprendere, ma anche programmi, software, ambienti di programmazione che abbiano un ampio spettro, un ampio respiro. Quindi la tecnologia attira molto lo studente. Bisogna però stare attenti che non catturi completamente il suo interesse. L'obiettivo nostro non è fargli vedere che è bello il robot, è bello il microcontrollore, è bello l'ambiente di programmazione a blocchi, ma fargli capire che grazie a questi strumenti riesce semplicemente, senza avere delle conoscenze di base, o comunque avendo delle conoscenze di base molto semplici, a sviluppare abilità, ma soprattutto pian piano lavorando le competenze. Quindi sono un po' una scusante e un po' uno strumento. Oltretutto, bisogna anche progettare nel modo giusto la sfida che si vuole porre agli studenti. Quindi
Questo succede anche con i docenti. Quando c'è un corso di formazione, quando c'è un qualcosa che deve portare un docente a migliorare le proprie competenze all'interno di una disciplina o di una strumentazione o verso una strumentazione, ecco, se questo corso è fatto in maniera morbosa, noiosa, molto didascalico, molto tecnico e troppo lineare, porta il docente a disinteressarsi, o comunque anche c'è un interesse, ma si impegna il cervello, cosa che fanno i nostri studenti, cosa che è normale, poiché dobbiamo dargli anche una sfida. Loro sono quotidianamente sfidati dalla loro crescita, sono quotidianamente sfidati da nuove tecnologie, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, e questo dobbiamo fare anche noi, non dimenticando qual è il motivo per cui li sfidiamo. Il motivo per cui li sfidiamo è che devono crescere dal punto di vista delle loro competenze, sia disciplinari che devono avere una loro crescita personale, perché sono degli adulti in divenire. E quindi dobbiamo dargli qualcosa che li attragga, ma non dobbiamo mai perdere il controllo di quella che è l'esperienza didattica. Non vuol dire che non li dobbiamo lasciare sperimentare, perché la sperimentazione digitale è fondamentale, poiché ci permette a distanza, ci permette con poca strumentazione, perché esistono dei software che con una piccola, con qualsiasi smart device sono disponibili, con un computer, funzionano con tecnologie a livello molto base, però noi dobbiamo sapere qual è l'obiettivo finale, a quale livello vogliamo portarli, o a quale livello dobbiamo capire a che livello si troveranno alla fine della nostra esperienza. Quindi non possiamo dirgli prendi in mano questa cosa, perché ovviamente non c'è una crescita. Dobbiamo sfidarli e portarli avanti. E questo il metodo, come dico sempre, in questo il metodo scientifico ci aiuta, perché è il primo problem solving: osservare, sperimentare e portare avanti un'ipotesi che può essere verificata o smentita. Altra cosa, la programmazione, ci dobbiamo ricordare che è uno strumento. Programmazione, tecnologie didattiche, certo, in alcuni istituti tecnici l'obiettivo è anche comprendere a fondo le potenzialità di uno strumento, e quindi si può lavorare su che cosa? Sullo strumento semplicemente e basta, quindi senza andare a dargli a dargli un'infiocchettatura. Si può pensare, in realtà questa infiocchettatura è quella che crea una forte narrativa tra un processo e l'altro, ed è più facile imparare seguendo questa narrativa che ci permette di fare collegamenti, piuttosto che imparare a salti, a spezzoni e senza una connessione vera e propria. Quindi la parte di programmazione, oltre a ci permette una computazionalità della materia scientifica, ci permette di portare allo strumento digitale la materia scientifica e viceversa, cioè alla materia scientifica lo strumento digitale, che non sia solo uno strumento di laboratorio, un miglioramento di un microscopio fondamentale per un'attività laboratoriale, un miglioramento di una strumentazione che si può trovare in un laboratorio di chimica, un laboratorio di biologia, ma qualcosa che ci permetta di simulare, di migliorare e di cambiare la strada classica della didattica scientifica. Quindi dobbiamo far sì che questo strumento faccia quello che vogliamo noi, cioè dia allo studente, gli permetta di migliorare le sue competenze, gli permetta di non stufarsi subito dello strumento, perché anche questo è fondamentale. Un percorso lungo come un curriculum scolastico, in cui ci sono un sacco di tappe fondamentali, un sacco di argomenti diversi che devono essere comunque portati avanti come un unico percorso, può stancare, può annoiare, può colpire, qualcosa può colpire di più, qualcosa può colpire di meno. L'importante è che
portare avanti i concetti non è la parte fondamentale, ma portare avanti una competenza lo è. Anche su un linguaggio tecnico, tecnico-scientifico, un linguaggio specifico. La scienza ha un linguaggio tecnico specifico. Io posso spiegare un concetto in un linguaggio, posso farlo spiegare al ragazzo, può spiegarlo a modo suo, l'importante è che l'abbia capito, però certi termini vanno compresi, altrimenti si perdono dei passaggi. Il motivo per cui scelgo spesso Arduino e strumenti come microcontrollori compatibili con Arduino è che hanno fortissime potenzialità. Intanto, hanno tantissime potenzialità. Quello che vediamo è la scheda base Arduino 1. Oggi vi farò vedere come viene, cioè uno strumento su cui è montata una scheda Arduino 1 e una sua evoluzione che si chiama scheda MKR1010, sempre un Arduino, però un po' più evoluto. L'Arduino è un microcontrollore, quindi il programma, a differenza del microprocessore, lo dobbiamo inserire noi e funziona tramite che cosa? Tramite il passaggio di elettricità. Quindi già ci si può lavorare con tutti i vari concetti di fisica, cioè senza sapere come funziona l'elettricità un Arduino non è comprensibile. E questo dalle primarie alle secondarie di secondo grado. Quindi iniziare a lavorare con un Arduino senza aver spiegato come funziona il passaggio di elettricità in un circuito o in un materiale conduttivo porta gli studenti a non avere la base e a creare delle miscomprensioni. Cioè, come fa l'elettricità a funzionare? Quindi prima lezione sull'elettricità fondamentale quando si usa Arduino. Quindi il passaggio dell'elettricità all'interno di questi fori che sono delle scatole di prototipazione, ognuno di questi permette l'ingresso e l'uscita dell'elettricità e vengono connessi con dei cavi che sono fatti di materiale conduttivo che si chiamano jumper, quindi che fanno saltare l'elettricità da una parte all'altra e possono essere sia digitali, cioè accesi o spenti, un po' come una lampadina classica. Posso spegnere il mio pin, detto tecnicamente in italiano piedino, il 9, l'8, li spengo, quindi non passa la corrente, li posso accendere, passa la corrente. Oppure possiamo avere, come vedete in basso, dove sto segnando con il puntatore, dei pin analogici, mentre i pin digitali sono un acceso, spento e qualcosina in più, dopo lo vedremo quando parleremo di temperatura e umidità. I pin analogici hanno 1024 gradi di passaggio di corrente, quindi permettono di fare delle misurazioni un po' più accurate e non possono essere solo accesi e spenti. E poi dopo abbiamo la porta seriale, che è la porta da cui passano i dati più complessi già ben definiti. Il nostro Arduino 1 oggi lo usiamo, sì, usiamo uno strumento con l'Arduino 1, però ci sono anche altri strumenti che utilizzano lo stesso processo. Esistono non solo gli Arduino compatibili, esistono schede microbit, esistono robottini che vengono chiamati Ozobot, esiste la Raspberry Pi, che è una microcomputer che è compatibile con Arduino. Quindi non dobbiamo per forza fissarci su Arduino, che è comunque ha un costo contenuto per l'approccio e ha una grandissima quantità di componenti elettronici compatibili. Possiamo anche lavorare in combinazione con queste strumentazioni. L'importante è che siano strumentazioni che facilitino la prototipazione da parte dello studente. Sia hardware che software. In questo caso l'Arduino è la parte hardware, ma va programmata e può essere programmata tramite il suo software che funziona in un C evoluto, che è un linguaggio di programmazione, un C++ di Arduino, oppure può poi c'è la parte che può essere anche fatto funzionare con programmi a blocchi come mBlock, che è lo stesso che poi ci permetterà di far funzionare il robottino che utilizzeremo oggi, mBot, che c'è anche nel titolo della presentazione. Ma prototipazione è importante. Perché? Perché posso continuamente cambiare il filo, il passaggio di corrente, il programma, tutto quello che voglio
per sperimentare. Un'attività con Arduino non è mai un copia e incolla, perché c'è direttamente la parte dell'errore. Cioè, ho sbagliato a collegare un filo, il circuito non funziona, il sensore non si accende, il programma mi dà un errore, l'ho copiato bene, come mai non l'ho copiato bene? Ho sbagliato qualcosa? E questo è solo per copiare. Se io ti dico lavoraci e fammi una piccola variazione, lì le possibilità di ampliamento dello sviluppo di competenze diventano elevatissime. Sì, per la primaria è molto interessante. Io lo uso anche per attività per la primaria, perché la base, diciamo, le componenti elettronici più semplici permettono già di realizzare delle attività molto interessanti e di realizzare delle esperienze che i ragazzi si portano avanti, sia tramite l'uso della programmazione a blocchi, sia tramite anche l'uso, diciamo, di programmi già sviluppati, che si possono trovare online. In Arduino è una community gigantesca, ma la parte hardware devono poi posizionare loro. Quindi io uso Arduino perché, se prendo un processo molto complesso, e gli argomenti scientifici sono molto complessi, hanno un sacco di sovrapposizioni, di concause, di incertezze, di ipotesi ancora da verificare, e tutta questa confusione spesso viene, a mio parere, per errore, messa all'interno di capitoli chiusi ermeticamente da quelli che sono i libri, oppure le singole attività che si possono svolgere a scuola, e queste scatole vengono tenute chiuse, e spesso è difficile comprendere, se non c'è una forte narrativa tra uno e l'altro, un forte collegamento, che queste siano collegate. Cioè, il docente deve far comprendere allo studente che questa forte narrativa, che questi forti collegamenti ci sono, e quali sono. Ci deve mettere il docente e lo studente assieme, devono mettere le mani nella marmellata, cioè non didascalici, qualsiasi sia il metodo che viene utilizzato o la metodologia didattica, però deve essere inclusiva degli argomenti. Proprio per questo io propongo delle attività che devono, oltre alla, che potete riprendere sulla, poiché le inserisco sulla Classroom, sull'ambiente Classroom dedicata di Green Science, strumenti per una didattica ambientale, su cui poi trovate anche i materiali del ciclo parallelo di incontri sulla georeferenziazione fatta dal collega Davide, e quindi potete già prendere e sperimentare con il materiale che inserisco. Devono un po' aprire questa compartimentazione e far sì che il docente possa diventare un progettista e con soddisfazione di un'attività per i suoi studenti. Non seguire per forza il libro è importante, può esserlo, ma le esperienze che il docente sperimenta, ma prima ancora programma per i suoi studenti, e sono degli approfondimenti che non hanno valore, perché il docente conosce i suoi studenti, il libro no. Quindi è una generalizzazione il libro, è un po' come una produzione industriale contro una produzione artigianale. Oggi parliamo di postazioni di monitoraggio, parliamo di monitoraggio ambientale. Esistono diverse postazioni o stazioni di monitoraggio, come vogliamo chiamarle. Ci sono due tipi fondamentalmente. Una stazione di monitoraggio è una stazione fissa,
come questa che vedete che sto indicando a sinistra, è la classica stazione di monitoraggio ambientale in cui si fa monitoraggio di pulviscolo atmosferico, quindi di aerosol, si fa diciamo monitoraggio del vento, della pioggia, quindi dell'acidità della pioggia. Ci sono diversi monitoraggi per la salute, per il clima e tutto il resto. Mentre a destra potete vedere uno strumento di monitoraggio mobile, cioè stazione di monitoraggio, strumento di monitoraggio per il monitoraggio dei, in questo caso, di parametri del vento, quindi si parla di chilometri orari, di quanto forte soffia il vento e tutto il resto, che sono strumenti che vengono utilizzati fondamentalmente entrambi per un monitoraggio ambientale anche a livello scientifico, cioè soprattutto a livello scientifico. Uno è fisso, l'altro è mobile, quindi uno può seguire dei monitoraggi continuativi, l'altro invece deve essere utilizzato da un tecnico. Postazione fissa, ho messo un po' di vantaggi e svantaggi, almeno dal mio punto di vista e dall'esperienza che mi sono fatta nel tempo. Una postazione fissa ha il vantaggio che è più facile da predisporre. Non scegliere dove metterla, ma da predisporre. Come avete visto, uno scatolotto, quella è una casupoletta, però posso fare un piccolo scatolotto, lo metto lì. E una volta che ho fatto i collegamenti elettrici e nel caso ci siano dei passaggi dati Wi-Fi tramite il Wi-Fi o una scheda di memoria, lì rimane la mia postazione. Quindi non devo seguirla costantemente. Ha un numero minore di interferenze da mitigare. Non la devo spostare. I parametri possono cambiare, cambiano anche molto velocemente, ma i parametri base. L'ho messa dentro una rientranza, l'ho messa al sole, all'ombra, l'ho messa all'aria aperta, l'ho messa quindi outdoor, indoor. Le basi cambiano molto lentamente, quindi è un po' più facile capire dove ci può essere un'interferenza. Come mai questo misuratore di temperatura a quest'ora mi misura una temperatura che è 10 gradi più alta rispetto a 2 ore prima? Vado a vedere l'orario del giorno in cui il sole è allo zenith, colpisce il mio termometro e quindi ho già una risposta, una possibile risposta. Posso analizzare una serie di dati più lunga nel tempo. Posso lasciare, come spesso succede, una stazione di monitoraggio tutto l'anno. 365, 366 giorni in alcuni casi. Posso lasciarla lì per anni, decenni, intanto va messa a posto, ovviamente va fatta manutenzione, va controllata, va gestita, però la serie di dati con gli stessi parametri più lunghi nel tempo. È più facile da proteggere. Stazione fissa la posso rendere, come si può dire, più stabile, più resistente. Ci metto una casupola, ci metto una protezione in metallo, la nascondo. E poi, per quanto riguarda un monitoraggio didattico, okay, in questo caso io parlo di didattica del nostro campo, meno costosa. Ne ho tante, però alla fine pochi parametri ognuno, quindi hanno un costo ridotto perché ha una serie di sensori ridotti, mentre gli svantaggi sono che puntiforme. Se io ho una mappa, un areale, mi misura una piccola parte di questo areale, se mi va bene, oppure un punto focale. Quindi sono necessarie più postazioni. La singola postazione è meno costosa, tante postazioni cominciano a diventare costose. Dipende l'area che dobbiamo andare ad analizzare o a mappare. La mappatura dei campionamenti è più complessa dal punto di vista statistico. Ecco, questo è una cosa che nel primo ciclo non si.
non si guarda più di tanto perché già se io riesco a posizionare diverse stazioni di monitoraggio in un areale mi va bene, perché sto già facendo un'esperienza che i ragazzi possono comprendere. Se io vado avanti con l'età posso andare a inserire dei parametri diversi, un campionamento, probabilità, statistica, quindi un secondo ciclo fino a livelli universitari in cui si può fare una sperimentazione di campionamenti ambientali tramite dei processi piuttosto complessi. Invece, per quanto riguarda la postazione mobile, i vantaggi sono che l'areale che io posso monitorare, pardon, è più ampio con un singolo strumento. Cioè, lo sposto, che sia un drone, un robot o uno strumento che io porto in mano e me lo porto in giro, ovviamente lo strumento è uno, due se siamo in due a lavorare, tre, però abbiamo un areale gigantesco. Questo, l'areale, l'area che posso mappare dipende dalle mie intenzioni e da quanto posso mappare come singolo tecnico o come singolo sperimentatore. È più facile correggere in itinere previsioni sbagliate su siti da analizzare. Ho in mano lo strumento, sto vedendo, sto guardando cosa sta succedendo, quindi sul momento posso capire come mai un parametro possa indicarmi una variazione rispetto a che cosa? Rispetto alla normalità, quello che è la standardizzazione. Piove tantissimo, però a un certo punto la temperatura si alza. Come mai la temperatura si è alzata? Ho messo lo strumento più vicino al terreno e quindi il calore è fuoriuscito dal terreno aumentandomi il dato, un animale si è seduto sul mio strumento. Cioè, ovviamente all'interno di un contesto scolastico è difficile che un animale si sieda, nonostante gatti e cani girino anche nelle scuole e nei giardini delle scuole, oppure se faccio una misurazione indoor, che qualche bambino, non vedendo lo strumento, ci si sieda sopra o ci caschi sopra, lì però lo vedo, ce l'ho in mano, l'ho appoggiato, sto facendo una misurazione, c'è inciampato, c'è qualcuno molto vicino, ci sta analitando vicino, quindi è molto più facile da gestire. E la variabilità delle misurazioni è maggiore. Questo potrebbe sia messo negli svantaggi che nei vantaggi. Infatti, l'ho messo anche in più variabili da cui tener conto. Io sto facendo un transetto. Un transetto è un percorso che ha delle caratteristiche che io conosco, che però possono essere anche molto diverse le une dalle altre. Potete immaginare se io prendo uno strumento e me lo porto dietro durante una passeggiata di diverse ore in campagna, in città, in montagna, oppure passando vicino a un torrente, poi vado verso una zona di campagna, rientrando verso la città. I parametri sono tanti e i vantaggi sono che ho tante zone diciamo, di cui ho preso i dati. Svantaggio è tante variabili da cui tener conto. Il cemento ha aumentato il calore, sono andato in campagna e c'è un minor irraggiamento perché ero sotto una zona alberata, sono vicino a un torrente, quindi l'umidità assorbe il calore trattenendolo, quindi più variabili. Tra gli svantaggi, beh, è più costoso. Di solito le strumentazioni portatili sono più costose di una strumentazione fissa, perché sono più complesse. Devono essere rese più resistenti alla base, mentre una strumentazione fissa la posso proteggere con uno scatolotto, con qualcos'altro. Tempo uomo maggiore. Ce l'ho in mano, il mio studente ce l'ha in mano, un genitore, un esperto ce l'ha in mano. Quindi devo, o la devo comunque programmare, la devo monitorare. Ho un drone, magari. Devo monitorare il suo passaggio, devo evitare che si danneggi, devo capire che cosa sta facendo. Quindi questo è un tempo uomo maggiore, anche perché la parte di programmazione è generalmente più complessa. E la mappatura,
è più complessa, quindi devo scegliere meglio i punti in cui sta passando il mio sperimentatore, il mio strumento, ed è più delicato il monitoraggio. Ci sono un sacco di problematiche che possono saltare fuori, che cosa? Per un'inaccuratezza dello sperimentatore. Do in mano uno strumento complesso a uno studente. Male che possa fare degli errori, e quindi questi ci possono stare. E ci possono stare perché gli errori abbiamo detto che sono importanti. È ovvio che poi se vado a fare un monitoraggio un po' più approfondito, devo togliere l'errore oppure devo cercare di capire come mai è avvenuto questo errore. Quindi questo mi causa una maggiore elaborazione dei dati dopo. Però sicuramente è un'esperienza interessantissima. Postazioni di monitoraggio Arduino compatibili. Allora, ho scelto due postazioni. La prima postazione che vedete sulla sinistra è una postazione fissa, mentre la postazione che vedete a destra è una postazione mobile. Arduino MKR a sinistra, MBOT che contiene una scheda Arduino compatibile a destra. Vi faccio vedere anche dal vivo. Allora, vado ad attivare la webcam e a disattivare questa. E questo è il motivo per cui abbiamo due webcam. Allora, attivo vorrei attivare la seconda webcam che mi sta dando qualche piccolo problema. Allora, riattivo la prima e la mia. Ecco, vediamo. Vediamo se riusciamo a farlo partire, altrimenti ve lo faccio vedere. Anche perché questa volta vorrei evitare di toccare la mia struttura. Eccola qua, fantastico. Allora, tolgo la mia immagine. Allora, abbiamo una strumentazione fissa. Questa strumentazione fissa che cosa sta facendo? L'Arduino MKR 1010 sta monitorando, molto meglio, sta monitorando che cosa? I parametri ambientali di questa pianta. Ho messo due sensori, di cui oggi non parlerò, ma che sono molto interessanti dal punto di vista dell'uso della strumentazione, ok, per monitorare questa agavacea, quindi questa pianta. Oggi proprio ha deciso che la mia webcam secondaria no, ha deciso che non le piace funzionare in questo momento. Comunque, questa è una strumentazione fissa. Mentre la strumentazione mobile la posso prendere qua in mano. Eccola qua. Il nostro è molto, molto simpatico, c'è un faccino molto allegro, con due sensori a ultrasuoni e dentro abbiamo una scheda Arduino compatibile. In questo caso l'abbiamo collegato tramite il Bluetooth. È una strumentazione mobile, c'ha le ruote, ha un costo contenuto, intorno ai 90 euro o qualcosina di più, e permette di lavorare con la e permette di lavorare con di portarselo in giro, di trasportarlo e di far funzionare in un transetto che cosa? Dei parametri che vedremo a breve. Allora, torno sulla mia presentazione. Altra cosa molto interessante.
l'uso di una dashboard. Allora, la dashboard, che è una finestra di monitoraggio, mi permette di monitorare, ecco, siamo tornati live anche con l'altra telecamerina, mi permette di monitorare i parametri. In che modo? In questo modo. Allora, questa è un'immagine fissa, ma io vi voglio assolutamente condividere una dashboard vera e propria. Questa è la dashboard, adesso vi faccio vedere qual è la dashboard vera e propria e quali sono i dati che stanno fuoriuscendo dalla mia postazione fissa. Ecco la condivisione, perfetto, fantastico. Allora, guardiamo i dati di destra, i dati di sinistra sono per un altro parametro, temperatura, umidità dell'aria e monitoraggio dell'aria, che noi adesso in questo momento non stiamo facendo, ma stiamo monitorando la temperatura e l'umidità del terreno di questa pianta. Ok? Questa pianta che è una Salvia, ok? Quindi una erbacea ha necessità di una temperatura e umidità, la temperatura dovrebbe essere leggermente più alta, mentre si può avere una umidità più bassa perché è una pianta igrofila, no, scusate, non igrofila, e quindi può tenere una temperatura, una minore umidità. Allora, temperatura del terreno, vedete, siamo intorno ai 18 gradi. Questi sono dati veri, reali del momento. Nella stanza sono un po' di meno di 18 gradi, nel terreno trattiene il calore e questa è l'umidità. Questi sono invece i dati che sono stati presi da questa mattina. Vedete, allora qui stavamo per iniziare il webinar, in questo momento c'è stato un piccolo picco nell'umidità, molto probabilmente mi sono avvicinato alla pianta. Piccoli picchi, piccole differenze ci possono essere. Qua noi siamo qua, ok? E posso andare a cercare di capire nelle ultime ore quali siano i parametri della mia pianta, la mia cronologia all'intervallo temporale che parte dall'ultimo giorno. Vedete? Posso andarla a inserire. La temperatura umidità dell'aria, scusate, ho detto una stupidaggine prima. Temperatura umidità dell'aria la stiamo monitorando perché sono direttamente inserite in quella che è una scheda, si chiama uno shield, è una implementazione della scheda Arduino. Siccome è modulare, la scheda base MKR a certi parametri, questa misura anche temperatura e umidità dell'aria, quindi anche questi sono reali e posso andare a fare un grafico. Questo è molto interessante, l'uso di una dashboard, perché si sperimenta, funziona benissimo anche con la didattica a distanza. Se io inizio a lavorare tramite uno strumento che non ho a casa, però ce l'ho a scuola e questo strumento mi porta ad avere dei dati che posso analizzare direttamente da casa con lo studente. Questo mi permette tantissimo lavoro sincrono che asincrono. Guardate semplicemente questa tabella. Se io la vado a migliorare, ok, vado a guardare un po' più nello specifico. Cambio di nuovo la cronologia e mettiamo le ultime 5 ore con un aggiornamento dell'intervallo di 5 minuti. Potete vedere qua c'è stato un picco, qua stavo sperimentando lo strumento. Quindi lo stavamo, grazie anche al collega Alberto, che è il nostro tecnico, uno dei nostri project manager e tecnici più esperti di Arduino a Future Education Modena. Stavamo cambiando, lo stavamo
posizionando nel terreno, lo stavamo facendo, lo stavamo impostando, ok? Stessa cosa del monitoraggio dell'aria, vedete qua c'è un picco più o meno verso la stessa ora, un picco negativo e un picco positivo, umidità aumentata, la temperatura. Questa è una cosa molto interessante, i dati si possono scaricare, io posso scaricare la dashboard. Questa è una dashboard che utilizziamo noi, ma ce ne sono diverse, ce ne sono gratuite, ce ne sono a pagamento, e posso anche andare a sperimentare diverse postazioni. Vedete, in questo caso io posso vederne diverse. Quindi diversi dispositivi, diverse impostazioni e tutto il resto. Noi abbiamo impostato solo questo che serviva come esempio. Ed è proprio questo lo strumento, ok? Quello che state vedendo, qui abbiamo la scheda per il monitoraggio, temperatura e umidità dell'aria, mentre per quanto riguarda la nostra pianta abbiamo i sensori, ok? Un termoigrometro per temperatura e umidità. Quindi è molto interessante perché possiamo lavorare anche da casa con una postazione fissa o una dashboard di una postazione mobile. Chiudo la dashboard, torno sulla mia presentazione. Ovviamente questi sono solo dei consigli che posso darvi e diciamo degli esempi che posso utilizzare. Però funzionano molto bene con i ragazzi. Allora, torniamo a presentare la mia presentazione. Arriviamo finalmente a quali sono i sensori che si trovano sul nostro embot. Abbiamo parlato prima quindi di una strumentazione, della strumentazione fissa, ora parliamo della strumentazione mobile. Per introdurre il concetto di luce, sul nostro embot esistono diversi tipi di esempi. Intanto abbiamo una fotoresistenza, o LDR, un inseguitore di linea a raggi infrarossi e dei LED red, green, blu. Abbiamo tutti questi. In più abbiamo anche dei fotodiodi e dei LED infrarosso. Vi introduco pian piano ognuno di questi strumenti perché sono diversi modi con cui la luce può essere approfondita. Primo modo, anzi, passiamo direttamente al... No, allora, qua ho inserito anche questo sensore di HT, temperatura e umidità dell'aria, che è quello che c'è dentro alla scheda MKR, che dopo vediamo, è per questo che l'ho voluto mettere qua, anche se non ha a che fare con la luce, però entriamo, lo scomponiamo e lo apriamo e parliamo anche in questo caso di conduzione di calore e di energia. Allora, intanto, Arduino 1 con la fotoresistenza. È una programmazione a blocchi. Questo vuol dire che se io metto su un Arduino 1, e questo lo condivido con voi, allora, su Tinkercad Circuits. Tinkercad Circuits è uno strumento molto interessante, l'ho sperimentato, l'ho fatto vedere anche le volte scorse. È un software che ci permette di attivare delle... diciamo simulare, pardon, un hardware e un software a blocchi, e non solo, con Arduino, di Arduino. Quindi posso creare un programma a blocchi, questa volta non ve lo faccio vedere perché sono un po' in ritardo, in tutta sincerità, sulla presentazione, però lo metto sulla Classroom. In un programma a blocchi, fatto con mBlock,
M-Block, a differenza dell'ambiente Scratch, ha anche i blocchi per utilizzare i sensori, alcuni dei sensori degli attuatori di Arduino. Che cosa succede? Quando si preme spazio, il mio sensore si attiva e fa questo processo che si chiama, questa funzione, si chiama funzione di mapping. Vuol dire che mi trasforma da 0 a 1023, che sono i parametri di un pin analogico di Arduino, che dicevamo prima sono 1024 gradini, in da 0 a 100. Quindi così riesco a capire quanta illuminazione c'è sul mio sensore. Perché dicevo, lo lascio un po' stare? Perché noi abbiamo la stessa funzione sul mio M-Bot, quindi sul mio robottino. Riattivo la mia webcam. Allora, passiamo da un sensore fisso a un sensore mobile, attivo il programma di M-Bot. Allora, il mio programma M-Bot è questo. Come l'ho collegato? L'ho collegato tramite il Bluetooth, si può collegare tramite Wi-Fi, potete collegarlo tramite cavo, e il mio programma mi dice esattamente questo. Allora, intanto posso far muovere il mio robot avanti e indietro, quindi questo me lo trasforma in una stazione di monitoraggio mobile. Durante una sperimentazione nei summer camp, che sono l'avanguardia delle nostre sperimentazioni a FEM, abbiamo trasformato il nostro M-Bot in un misuratore di che cosa? Di luce. Poiché abbiamo impostato la funzione di mapping, questa funzione che voi vedete qua è la stessa che abbiamo visto prima con il mio LED. Oltre a permettere il movimento avanti e indietro tramite le frecce, posso evidenziare l'illuminazione in percentuale, non a 1023, quindi, ma da 0 a 100. Allora, clicco D e vediamo che sul pannello, non si vede proprio una meraviglia, ma sul pannello posteriore del mio, voi lo vedete tra l'altro al contrario, sul pannello posteriore del mio, così, ma va bene, ci accontentiamo, poiché la telecamera, la webcam è girata in questo modo. Vediamo, e voi lo vedete al contrario, che l'irraggiamento, l'illuminazione è al 73%. Qua c'è una luce molto forte, ok? Se io riduco l'illuminazione sul sensore, adesso vediamo che scende leggermente, diamo il tempo di scendere. Ecco qua, 52%. Scusate, 25, mi stavo facendo fregare anch'io dal fatto che era il contrario. Quindi una percentuale che mi dà un indice. Allora, che cos'è questo indice? È un modo con cui io posso collegarmi a un monitoraggio, a una misurazione. Può essere un indice che magari a un centro di monitoraggio sul territorio non vuol dire niente. Percentuale, cosa vuol dire? Però io posso fare questo esperimento con una classe, un'altra classe, in un'altra scuola. Se tengo gli stessi parametri, li posso confrontare. Questa è un'esperienza interessante. La dashboard, la dashboard Rocco, metterò su Classroom la dashboard che utilizziamo noi. Vi farò vedere qual è la dashboard che utilizziamo noi. Ce ne sono diverse, noi utilizziamo questa perché è molto, per noi molto comoda, però metto tutto su Classroom. Spero che fosse quello che ti interessava sapere. Quindi il monitoraggio viene fatto in movimento. Io faccio muovere il mio robot e a seconda dei punti devo far progettare ai ragazzi il mio monitoraggio. Questo è molto importante, cioè, diciamocelo chiaramente, una delle parti più importanti in un'esperienza di un monitoraggio mobile è la fase di progettazione, ma anche fissa. Perché va lì?
quali parametri pensi di voler misurare? A che idee ti fai? Che ipotesi hai? Dove lo vogliamo spostare? Dove lo vogliamo mettere? Qual è il passaggio che vuoi fargli fare? Sono tutte delle domande a cui i ragazzi devono rispondere. E questa è la nostra sfida. Devi fare un monitoraggio fisso e un monitoraggio mobile. Quali saranno i dati che vai a incrociare? Come mai lo metti lì? Lo metto lì perché mi è stato detto, oppure abbiamo visto, che sotto gli alberi l'umidità è maggiore. Perfetto, è già una risposta. Verifica, ipotesi, cioè ipotesi, sperimentazione, risoluzione. Sì, no, come mai? Questa è la fase fondamentale in una sperimentazione. Questa è la fase importante, lasciare ai ragazzi, cioè, il tempo di prendere le loro decisioni anche in una fase progettuale. Non devono uscire, perché siamo un po' noi a doverli guidare, non devono uscire dal seminato. Non ti ho chiesto, è più divertente spostare il robot sulla ghiaia o sul terreno. Ti ho chiesto, perché lo vuoi far andare sulla ghiaia o perché lo vuoi far andare sul terreno? Perché vuoi mettere una postazione? E questo, credetemi, anche alle primarie i ragazzi si fanno un'idea su cosa chiara, su dove vogliono mettere le loro postazioni. Bambini di 8, 9, 10 anni lo metto nella ghiaia perché secondo me i sassi, le rocce, trattengono più il calore perché io mi scotto toccandoli. Lo vediamo. Monitoraggio. In quanto tempo si scaldano? Quanto tempo ci mettono a raffreddare? Li tolgo. Il robot dove funziona, dove si posiziona? Perché lo vuoi far passare lì? Perché ho fatto un triangolo, e credetemi, mi è stato detto, abbiamo creato un triangolo per capire se questo, dentro questo triangolo l'ombra raffredda o no. La temperatura del sole scalda maggiormente in questo punto, per quale motivo? Perché è scuro. Questi sono i ragionamenti a cui devono arrivare durante un'esperienza, e questi sono i ragionamenti a cui arrivano se diamo loro fiducia, gli strumenti e le domande giuste. E tempo. È perché questo purtroppo ci vuole. Io capisco che ci sono dei tempi circoscritti e ben definiti per ogni argomento, però lo sviluppo delle competenze non avviene in poco. C'è solo un'aggiunta di conoscenze. E se noi portiamo i nostri ragazzi a sperimentare quando noi possiamo dargli un feedback, piuttosto che a casa da soli, va bene anche a casa, didattica a distanza, non didattica a distanza, compiti e tutto il resto, però quella è la parte più difficile, la parte in cui loro devono prendere quello che gli abbiamo fatto scoprire e metterla in pratica. Se non lo vedono davanti a noi, possiamo fare dal tutoring, possiamo stargli vicini. Il robot non funziona, perché non ha funzionato? Non l'hai programmato bene? Fatti delle domande. Arrivaci però. A casa, il robot non funzionava, non l'ho fatto. Questo è una cosa normalissima. Succede a tutti. Stoppo di nuovo la mia webcam. Torno. Quindi abbiamo una fotoresistenza. Questa fotoresistenza che cosa fa? Mi misura l'irraggiamento. La fotoresistenza è una struttura che ha un'area di collegamento che permette di collegarla. Adesso riporto fuori il puntatore. Questa gambina me la collega al circuito, quindi è fatta di materiale conduttivo. E la maggior parte delle fotoresistenze che vedete disegnate in questo modo, perché è una resistenza, cioè assorbe in base alla reazione chimica che abbiamo col solfuro di cadmio, nella maggior parte sono fatti solfuro di cadmio, più o meno resistenza, elettricità. Una resistenza funziona così: dissipa il calore, cioè trasforma l'elettricità dissipandola in calore, un po' come le resistenze
del nostro phon, del nostro forno elettrico, lei in base all'irraggiamento fa passare più o meno elettricità, e grazie a questo passaggio più o meno di elettricità il nostro sensore della fotoresistenza dà un'informazione al nostro piedino analogico. Quindi possiamo mapparlo. Concetto fisico complesso che si può trasformare. La luce del, più luce del sole c'è, più elettricità lascia passare. Meno luce del sole c'è, meno elettricità lascia passare. È complesso, ma ci si arriva tramite gli esempi, tramite la sperimentazione. Questa è la parte importante. Ho visto ragazzi sperimentare per più di un'ora con una singola LDR. Meno luce, più luce, luce solare, luce del telefono, luce di una torcia, luce gialla, luce blu, luce verde, luce gialla, luce rossa. Hanno interferenze diverse, è la stessa intensità. Più di un'ora. E questo è un esperimento che si può fare tranquillamente anche alla primaria. Tanti tipi di luce diversa, una piccola resistenza e un Arduino o l'Embot. Poi, l'effetto fotoconduttivo della nostra resistenza ci viene dalla sua lunghezza d'onda, cioè dalla lunghezza d'onda della luce che la colpisce. Non stiamo parlando solo di luce visibile. Purtroppo la piccola fotoresistenza lavora principalmente sulla luce del visibile. Lo spettro del visibile è questo, è uno spettro molto piccolo che va tra 100 nanometri e un micrometro, e quindi è molto piccolo come spettro. Però abbiamo tante luci diverse su cui sperimentare. LED RGB. Allora, altra sperimentazione. Cosa posso fare? Posso prendere che cosa? Un singolo colore e accenderli tutti o meno con il mio LED. Allora, i LED RGB vengono chiamati in maniera tale poiché sono costruiti sul fatto che la luce è nient'altro che una somma a diverse intensità del colore red, green, blu. In questo caso il blocchetto di esempio che vi ho costruito è quello di perché permette di lavorare sull'Embot con la luce rossa. 200, da 0 a 255 sarebbe 256 bit, quindi sono multipli di bit, e quindi va da 0 a 255. 255 del colore rosso è un rosso intenso, 255 del verde e gli altri 0 è un verde intenso, blu totale 255. Se li mischiamo vengono colori diversi. Per i più piccolini, se io non voglio lavorare sull'RGB ma voglio semplicemente lavorare su che cosa? Sul colore da sperimentare, e questo con un Embot si può fare anche ai primi anni della primaria, perché vedo che cosa vuol dire mischiare i colori, vado a scegliere un colore, lui me li mostra. Poi online ci sono anche, tra l'altro, tutte le gradazioni che potete voler identificare e colorare e riprodurre. Questo è assolutamente molto interessante. Altra luce la troviamo sotto. Allora, riaccendo. Ecco qua sotto. Questo aggeggino su cui poi in realtà è posizionata una ruota. Molto spesso i ragazzi pensano che sia questo il sensore, ma questa qua è semplicemente una rotellina che fa sì che il sensore non si appoggi a terra. Vedete? Allora, questo sensore che è attivo, quindi se io tocco il sensore, in questo caso è il sensore di destra e voi lo vedete a sinistra, e il contrario, vedete che si accendono delle lucette sopra. Ok? Sono dei piccoli sensori, dei piccoli LED a infrarosso.
Questi piccoli LED a infrarosso, che vedete qua sotto, questo è il nome che i ragazzi hanno dato al robot quando l'abbiamo montato, una cosa molto carina da fare con i propri studenti e dare i nomi, questo l'hanno chiamato Obi-Wan perché chi l'ha montato era un fan di Star Wars. Quindi ci può stare. Questi sensori ci permettono di lavorare in che modo? Mandano, ci sono due lucette, cioè due LED. Uno che è il sensore infrarosso vero e proprio, questo più trasparente, e l'altro invece che è un sensore che si chiama fotodiodo, riceve l'informazione. Il mio M-Bot manda una certa frequenza di luce e se il fotodiodo riceve una luce scura, vuol dire che, come potete vedere dalla presentazione, siamo su un percorso. Si chiama inseguitore di linea perché segue una linea nera, scura. Vedete? L'impostazione è questa. Se io sono nella situazione 1, i miei due fotodiodi stanno ricevendo un colore scuro, quindi una lunghezza d'onda di un colore scuro. E quindi sono dentro la linea e faccio quello che mi dice stando dentro la linea. Se sono nella situazione 2, ovvero il mio robot è uscito a destra della linea, allora nella a sinistra abbiamo una luce scura, a destra una luce chiara. Quindi che cosa starà facendo il mio LED? Uno lampeggia e quindi riceve il colore scuro, l'altro il colore chiaro. E quindi devo programmare il mio robot per far sì che l'impostazione gli dica di tornare sulla strada. Come lo deve dire il ragazzo? Se io esco da destra, cioè sbando a destra, cosa devo fare? Torno a sinistra. Come? Avanti, indietro? Se invece siamo nella situazione 3, ovvero il mio robot ha sbandato a sinistra, in questo caso a destra c'è la luce e il riflesso è nero, e a sinistra la luce e il riflesso è bianco, allora devo tornare a destra. Se entrambe le linee, entrambi i sensori, non ricevono un irraggiamento scuro, come nella situazione 4, vuol dire che sono completamente fuori linea. Quindi i ragazzi dovranno trovare il modo migliore per rientrare sulla linea. Guardate, in questa semplice challenge, cioè qual è il modo migliore per rientrare sulla linea? C'è chi va a destra, c'è chi va a sinistra, c'è chi va avanti e fa tornare indietro, c'è chi fa la retromarcia. Modi diversi di vedere un singolo problema. L'importante è trovare la soluzione. Chi va a destra potrebbe aver sbagliato perché magari sono uscito da sinistra. Chi torna indietro trova più facilmente il percorso perché se ho il ragionamento che funziona molto bene è se ero sul percorso scuro fino adesso e ne sono uscito, vuol dire che devo tornare indietro. C'è chi fa andare avanti indietro, c'è chi ha fatto delle cose, e qua parliamo anche di ragazzi più grandi. Io qua sto parlando di secondaria di primo grado, gli ultimi anni, o addirittura i primi anni della secondaria di secondo grado. In questo caso c'è chi mi ha fatto un pattern, quindi un posizionamento che faceva sì che tornasse indietro con un certo livello di gradi in modo che fosse tutto una triangolazione. Quindi ha detto il triangolo è il poligono più semplice su cui far muovere il mio robot, e quindi se torni indietro tramite un triangolo, lo muovi in avanti tramite un triangolo, molto probabilmente troverò la linea. È stato veramente molto interessante, molto bello. Ci sono delle gare di robotica molto interessanti, ci sono le Olimpiadi di robotica, ci sono diverse contest e challenge che portano i ragazzi a sperimentare con queste strumentazioni. Come potete vedere, dicevo prima, nel caso di una colorazione chiara, il mio ricevitore, che è il mio fotodiodo, riceve l'informazione. Nel caso della luce scura, non la riceve, quindi va avanti. Questo è il programma che metterò sulla Classroom, che vi permette di seguire la linea con un M-Bot.
come funziona? Nel momento in cui lo faccio partire, gli do una velocità, gli imposto una velocità da 0 a 255 e gli dico che se il sensore è tutto nero, allora si va avanti. Se invece il sensore è un lato destro è bianco e il lato sinistro è nero, lo facciamo girare a sinistra perché ha sbandato a destra. Mentre se il sensore mi dice che il lato destro è nero e il lato sinistro è bianco, allora ha sbandato a destra, quello che abbiamo visto prima. Invece se nessuno dei due sensori è nero, allora deve tornare indietro. Questo è un ottimo programma per fare un bel inseguitore. Tra l'altro, altro suggerimento, pensate a che passaggio interessante se faceste con un embot monitoraggio automatico, cioè prendo la luce, faccio il monitoraggio, faccio un transetto con un nastro di scotch nella scuola, nel giardino, nella palestra, dove voglio. Questo nastro di scotch nero mi fa andare avanti il robot e lo fa tornare indietro e in base a tutta la posizione posso vedere la luce. Posso farlo seguire da un ragazzo che scrive punto per punto il mio transetto, che cosa ha fatto, che irraggiamento c'era, posso utilizzare una dashboard, posso fare quello che voglio. È la fantasia della docente insieme a quella dei ragazzi che deve portare avanti una sperimentazione. Quindi anche un monitoraggio automatico, senza aver bisogno di un drone, senza spendere centinaia di euro. Poi questo è l'ultimo, e questo è abbiamo sia nell'inseguitore di linea sia nel LED a infrarosso. Allora, il LED a infrarosso in questo caso non è solo nell'inseguitore di linea, ma lo abbiamo anche nel telecomando, come nei telecomandi dei nostri televisori fondamentalmente. Quindi abbiamo tre forme di utilizzo della luce. LED, scusate, quattro. Una fotoresistenza, un LED red, green, blu che posso utilizzare e vedere mischiare i colori per vedere che colore viene fuori. Posso trasformare un LED a infrarossi in un inseguitore di linea, quindi sì o no, in questo caso è vedo chiaro o vedo scuro, questo è il mio errore e mi fa muovere il mio embot programmandolo. L'ultimo, un telecomandino con le frequenze. E questo telecomandino mi fa vedere come funziona la frequenza di un raggio infrarosso a distanza e lo posso programmare. Quindi posso usare il telecomando. Ma esistono anche delle applicazioni per telefono che permettono di riprodurre tramite telefoni che hanno il raggio infrarosso o per altri smart device che hanno i raggi infrarossi il programma. E quindi cosa posso fare? Posso vedere come riprogrammare tramite la luce il mio robot. Molto interessante. Perché fondamentalmente questa è una competenza sulla luce che loro utilizzano anche a casa, nella loro quotidianità. La competenza deve essere qualcosa di quotidiano, deve essere qualcosa che possono utilizzare anche fuori, devono poterlo utilizzare anche fuori. Quindi luce, telecomando, come funziona? Lo proviamo con l'embot. Come funziona una televisione, uno smart device? Che cos'è? Perché è fondamentalmente un LED RGB, è un pixel. I pixel sono i miei quadratini o LED, quelle che vogliamo. RGB, perfetto. Come faccio a programmarli? Continuando, prima vi avevo promesso che avrei inserito anche il sensore temperatura-umidità, ne ho già parlato la settimana scorsa per le misurazioni ambientali. Allora, il misuratore temperatura-umidità è questo. DHT vuol dire Temperature and Humidity. Ok, questo è un DHT22, io preferisco, ce ne sono diversi, io preferisco utilizzare il DHT22 piuttosto che il DHT11, lo trovo leggermente più preciso. Come funziona? Allora, misura l'umidità relativa. L'umidità relativa
L'umidità relativa è la quantità di vapore acqueo nell'aria rispetto al punto di saturazione del vapore acqueo. Che cosa vuol dire? Dentro al mio sensore io sto andando, e quindi questa è fisica per una secondaria di secondo grado o la fine di un primo grado, ma già sul secondo grado è abbastanza complessa, quindi è fisica. Vado a fare il rapporto tra il vapore acqueo che c'è nell'aria e il vapore di saturazione e ne faccio una percentuale. E il mio misuratorino, che è fatto in questo modo, dentro ha una termoresistenza, quindi una temperatura che in base al calore fa passare più o meno elettricità. Quindi anche qua un passaggio di energia, quindi una competenza sull'energia. Come posso capire il passaggio di calore da una sostanza, il passaggio univoco di calore? Il concetto che per le classi un po' più avanzate è già più facile, ma per le classi, diciamo, tipo una primaria, cioè il concetto di calore inizia a essere una sfida. La mano che scalda l'altra, ma l'altra gli passa il freddo? No, la frigoria è più difficile. Pensate ad esempio se io con un concetto potessi spiegare il riscaldamento semplicemente facendo vedere che cosa vuol dire aumentare o diminuire la temperatura. Posso far capire come mai l'acqua trasporta il calore, posso fare a una secondaria di secondo grado che fa i primi esperimenti sulle unità di trattamento dell'aria, perché fa ad esempio un tecnico, un'unità di trattamento dell'aria è una compartimentazione in cui l'aria passa da una parte all'altra di un edificio moderno e posso far vedere come quest'aria può essere scaldata o raffreddata tramite le tubature dell'acqua, come passaggio di calore. E invece l'altro, il sensore di umidità, che è lo stesso sensore che abbiate visto prima nel terreno, ma che in questo caso misura una umidità dell'aria. Anche qui, a seconda dell'umidità relativa, ok, passa più o meno corrente. Quindi il mio DHT, il mio sensore di umidità, prende elettricità o la lascia passare. Infatti il DHT funziona stranamente non sui sensori analogici, ma sui sensori digitali, quindi un passaggio continuato di elettricità. Quindi posso andare a lavorare sull'irraggiamento solare, quindi i primi concetti di fisica che dobbiamo già vedere già dalle primarie, su movimento e temperatura, umidità dell'aria. Possiamo fare anche l'umidità del terreno, quindi l'irraggiamento quindi la luce come fa avvenire che cosa? La fotosintesi clorofilliana. La luce come fa avvenire un passaggio di calore. La luce come fa spegnere o accendere una strumentazione, come fa accendere o spegnere la corolla di un fiore. Questo è importante. Oppure come un certo tipo di animale può assumere calore, come lo fa la mia termoresistenza? Questi sono dei concetti che possiamo sperimentare e utilizzare nelle nostre lezioni, secondarie di primo grado, primarie, vertebrati, invertebrati, secondarie di secondo grado, produzione di calore e analisi del calore. Posso andare a lavorare sui gas, quindi l'umidità relativa, quindi vapore acqueo, la densità del vapore acqueo, sapere produrre un colore, oppure posso saper leggere una strumentazione elettronica, posso utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione. E quindi posso andare su delle competenze che sono delle competenze che spesso vengono, diciamo, mostrate come competenze per la comprensione digitale. Devo sapere come funziona l'elettricità, non è una competenza digitale, è una competenza di scientifica, di fisica. Faccio delle esperienze concrete di alcuni concetti scientifici, il passaggio della luce, il passaggio del calore. Faccio esperimenti che poi si utilizzano, che si fanno in maniera analogica da tempo, da tanto tempo, fin da quando io facevo le scuole elementari, cioè
il mio termometro fuori dalla finestra, che è già una sperimentazione per i nostri ragazzi. E se il termometro invece di essere solo fuori dalla finestra, ma è fuori dalla finestra con un sensore, è dentro alla mia stanza e dentro un'altra stanza, dentro a tutte le stanze della scuola, a casa, questa è una mappatura molto interessante di quelle che sono le esperienze quotidiane dei ragazzi. Competenze del secondo ciclo, tutti questi tramite un dashboard, tramite un file CSV, tramite una strumentazione di calcolo elettronico, posso trasformarlo, fare delle mappe, fare degli areali, fare dei grafici, cioè posso individuare anche dei processi, dei nessi di causa effetto o somiglianza, delle differenze tutto tra pari, cioè come funziona questo sensore, perché fa passare elettricità, come funziona quest'altro sensore, perché la fa passare, ma questo la fa passare se c'è umidità e questo la fa passare invece se c'è una temperatura elevata. Cosa hanno in comune? Qual è il loro funzionamento? Cos'è che li fa andare? Detto questo, allora, esco dalla mia presentazione perché voglio vedere in questo momento, visto che mancano poco, grazie mille a voi. Potrete poi comunque, se qualcuno sta andando, può trovarli sui Classroom, fondamentalmente è molto importante che come strumento di condivisione del materiale, allora vi metto il codice. Eccolo qua. Allora, questo codice vi permette di entrare nel Classroom che si chiama Strumenti per una didattica della sostenibilità ambientale. È una possibilità per poter mostrare quello che state facendo. Allora, questo lo possiamo anche chiudere. Mostrare quello che state facendo, quello che volete fare e chiedere a noi dei consigli e poi partecipare alle nostre sperimentazioni. Ed è un'ottima possibilità. C'è qualche domanda, qualche dubbio, qualche curiosità? Stavolta ho tirato molto velocemente perché volevo aggiungere tantissime cose, che era l'ultima per ora, volevo andare un po' più nel tecnico. Siamo partiti da una simulazione con Tinkercad Circuits la prima volta, poi abbiamo parlato di come osservare l'ambiente, come analizzare elementi animali e vegetali fino alla luce o ai fenomeni fisici. Grazie anche a te. Grazie Barbara, grazie a Brunetto. Grazie Gianna. Io metterò questi gli esempi che ho fatto e che non ho portato avanti perché, come avete visto, non c'era tutto il tempo, nonostante un'ora e mezza di tempo, non c'era tutto il tempo per portarli avanti tutti. Metterò il sensore di HT, metterò i programmi con MBOT, metterò il sensore di luce con Tinkercad Circuits, quindi simulazione a distanza completa di come funziona la luce. Ne approfitto anche per dire che il 14, lunedì della prossima settimana, avremo di nuovo con noi ospite il professor Roberto Guidetti di Unimore, esperto di didattica della biologia, che ci parlerà dell'anatomia umana, quindi un argomento veramente fondamentale nelle competenze dei nostri ragazzi. E metterò anche assolutamente anche le dashboard. Grazie Maura, allora alla prossima. Rocco, appena pubblico ti metto anche qual è la dashboard che utilizziamo. Devo dire che è molto comoda, l'abbiamo utilizzata più volte ed è per fare monitoraggio veramente fondamentale, perché pensate semplicemente di avere uno strumento singolo, ma avere tutti i ragazzi a casa, purtroppo magari, si spera che ancora per poco, per una didattica a distanza, però uno strumento, tanti dati. Grazie Claudia, un saluto anche a te. Allora, io
Se non ci sono altre domande, vi ringrazio di aver partecipato anche oggi. Ci vediamo e ci sentiamo su Classroom e lunedì con il professor Roberto Guidetti di Unimore. Il 14 è già su Eventbrite, lo trovate sul nostro Eventbrite. E, grazie a tutti, buona continuazione e alla prossima.